che cosa significa e che cosa sta accadendo adesso in Campania con tutti questi roghi. Non parleremo solo per dirci quando siamo bravi a fare le lotte, a fare i movimenti. Ecco, ci saranno anche interventi che diranno questo, ma siamo qui appunto dal titolo di questo incontro per capire che strategie mettere in campo tutti quanti insieme per questa lunga estate dei roghi e dei veleni. C'era già intenzione come Comitato Caleno di fare un'iniziativa di inizio agosto, su questo siamo sinceri, anche un'iniziativa interlocutoria, perché la rabbia popolare a Calvi rispetto alla questione della Pozzi non è che sia così grande, quindi come comitato volevamo fare questo appuntamento per rimettere di nuovo in piedi movimento, per rimettere di nuovo in piedi energie, per avere bonifiche subito. Mentre stavamo organizzando questo appuntamento non si è capito più nulla, ha iniziato a bruciare tutta la Campania, ha bruciato il Vesuvio, c'è stato il rogo a Bellona della Ilside, il rogo dell'Expert Mallardo, ci hanno appena inviato delle foto che proprio adesso in corso un rogo di un capannone tra Caglianello e Vairano, proprio in questi minuti. Quindi, a Marcianise pure, sì. È una strategia, non sappiamo dietro che cosa si cela, ma sicuramente si cela qualcosa di losco, di più brutto e di più scuro dei fumi che si sono alzati da questi roghi. E per questo motivo siamo venuti qua. Facciamo in modo che questa lunga estate dei roghi e dei veleni, più che terra dei fuochi, ci possa trasformare in guerra dei fuochi, dove però la guerra la combattiamo con le armi della dignità e della ragione, perché sono armi che abbiamo dalla parte nostra, quindi combattiamo in questo modo e invito tutti quanti ad intervenire. Come prima cosa vorrei lasciare la parola a Salvatore Minieri, che è un giornalista professionista. Un'azienda che si chiamava Sviluppo Italia, che oggi si chiama Invitalia, che cosa fa insieme ad Antonio Bassolino? Io purtroppo faccio nomi e cognomi sempre, ho sempre questo brutto vizio. Si siede a un tavolo con un signore che si chiama Ovidio Maria Iacorossi, molti di voi lo conoscono, e gli dicono: guarda, noi abbiamo un problema, dobbiamo rimettere a posto tutto il litorale Domizio, no? La schifezza del litorale Domizio, tutta la plastica del litorale Domizio, e dovresti farlo tu. Abbiamo un solo problema, dobbiamo fare una gara d'appalto e tu non hai i requisiti. Che cosa si inventano? Ti diamo direttamente 117 milioni di euro, 117 milioni di euro senza gara d'appalto, Antonio Bassolino, Iacorossi. L'importante è che tu assuma 30 lavoratori socialmente utili in modo che possiamo compensare. È inutile dirvi che Iacorossi prende 117 milioni di euro, non assume i 30 LSU, o meglio, li assume, fa finta di assumerli, li mette in un cantiere a Baidonizia che noi chiamiamo Guantanamo perché stavano con queste tute arancioni a giocare a carte, no? Come i detenuti di Guantanamo quando era aperta. Non fa la bonifica assolutamente del litorale Domizio, perché ancora oggi sappiamo che nel SIN, siti di interesse nazionale, è quello più pericoloso in assoluto per le plastiche, quello che doveva fare Iacorossi. Ma Iacorossi con quei soldi nel 2007 viene a Bellona, visto che c'è Domenico qui che è un po' il coordinatore di quello che sta succedendo come protesta a Bellona, e compra l'Ilside e non la paga nemmeno tutta. Non so se lo sapete, l'Ilside non è stata ancora pagata tutta da Iacorossi. A quel tavolo c'è Sviluppo Italia che partecipa e consente a Iacorossi di prendersi 117 milioni. Sviluppo Italia, controllata dal Ministero del Tesoro. Poi succede quello che succede. Troviamo la discarica Pozzi, la troviamo tutti, non la trovano i giornalisti, la troviamo tutti quanti insieme, e giustamente qualcuno chiama il comune di Calvi Risorto, che non ha disponibilità. Giustamente il ministero fa questo discorso: 17 milioni di euro, sindaco Lombardi, devi metterli tu. Questa è la schizofrenia demenziale di uno Stato. Un comune può avere disponibili cash 17 milioni per fare la bonifica. Non esiste nemmeno nelle fiabe esiste che un comune abbia 17 milioni di disponibilità. Il sindaco purtroppo non ha questi soldi, mi dispiace per te sindaco. E il ministero ha avvocato a sé la bonifica. E a chi la dà? Sviluppo Italia. La bonifica della Pozzi l'hanno data alla stessa società che oggi si chiama Invitalia, che ha dato l'appalto a Iacorossi per comprarsi l'Ilside. Eccoci qua. Salve, siamo di Radio Vostok, vogliamo sapere perché è importante questa iniziativa, cosa questa iniziativa vuole andare a significare per la popolazione campana?
Innanzitutto un ringraziamento a voi di Radio Vostok e a tutti i compagni che lavorano al progetto. È un'iniziativa che parte da lontano e vuole mettere insieme una serie di situazioni che si sono venute a creare qui in provincia di Caserta. È ospitata da noi dell'Agrocaleno, che già da anni ci muoviamo a difesa del territorio e abbiamo combattuto diverse battaglie, però appunto rispetto a questa lunga estate dei roghi e dei veleni che stiamo vivendo in Campania, avevamo deciso di chiamare un'assemblea più ampia dove appunto mettere in connessione delle lotte, a cominciare dalla comunità di Bellona, che è un centro qui vicino dove a fine luglio si è avuto un rogo in un deposito di rifiuti tossici, rifiuti ospedalieri, plastica e cose del genere. Quindi era l'idea di mettere insieme queste lotte, come dicevamo all'inizio, non solo per fare un'autonarrazione di quelle che sono le lotte e di quelle che sono i disastri che ci sono in provincia di Caserta, ma per rilanciare. Proprio per questo è uscita dall'assemblea la data del 7 ottobre come data per un corteo che stiamo allargando, vogliamo allargare quanto più è possibile a tutte le situazioni, a tutte le comunità che in Campania stanno lottando contro il biocidio, contro il disastro e contro i roghi, e nei mesi a seguire appunto faremo un giro in tutta la Campania per chiamare a raccolta questo corteo, e qui sul territorio lavoreremo affinché scenda quanta più gente possibile in strada, proprio perché sulla questione bonifiche, piuttosto che lasciarci, diciamo così, lasciare tutto a scatola chiusa nelle mani delle istituzioni, preferiamo costruire una forza che possa imporre dal basso e in autonomia le decisioni alla controparte. Grazie. Salve, siamo di Radio Vostok. Come segretario regionale di Rifondazione Comunista, cosa ne pensi di questa assemblea e perché è importante? L'assemblea di stasera, che si è tenuta qui al Parco Caleno a Calvi Risorta e che ha visto anche la presenza di diversi comitati, non solo della zona e non solo della provincia di Caserta, ma è stata anche delle zone di Napoli, delle zone di Salerno, è un momento di un percorso più generale di incontro delle resistenze. Noi abbiamo avuto molte settimane di roghi e di veleni. Il nostro problema è costruire altre settimane di lotte e di resistenze. L'assemblea di stasera è stato un passaggio molto positivo. Si è individuata una data, il 7 ottobre, per una scadenza di carattere provinciale, e si è individuato anche il nesso tra i roghi di oggi e i veleni di ieri come il problema ambientale che abbiamo nella regione Campania. E dunque, in che modo Rifondazione Comunista tenta di risolvere o come minimo incominciare a pensare a una risoluzione delle problematiche che affliggono il territorio campano in questo ambito? Ma Rifondazione Comunista non è che può risolvere i problemi. Rifondazione Comunista unisce la sua voce a quella dei comitati per dire alle istituzioni, in particolare all'istituzione regionale campana, al presidente De Luca, che ha gravi responsabilità, apro e chiudo parentesi, nei roghi delle ultime settimane, perché se si sono propagate con tanta velocità e anche perché è venuta meno una politica di prevenzione. C'è stata la sciagurata riforma Madia che ha messo le guardie forestali nell'ambito delle forze dell'ordine dei carabinieri e quindi in qualche modo ha bloccato una professionalità di attenzione al territorio, ma la stessa regione Campania che ha evitato di valorizzare l'impegno che potevano avere per esempio i vigili del fuoco dentro una vicenda di prevenzione ha delle responsabilità. Ovviamente noi non vogliamo crocifiggere nessuno e sappiamo che dietro questi roghi ci sono molte mani, dagli sciacalli piromani a degli interessi che possono essere quelli di bruciare discariche abusive, togliere di mezzo prove di reati precedenti, degli ammiccamenti alle
alla riforestazione e quindi una libido di appalti che in settori anche dell'imprenditoria produce pratiche anche criminali e scellerate. E che c'è anche la camorra che interviene per pareggiare dei conti, per mettere a puntino degli sgarri, per fare i suoi sgarri, ma il problema non è le tante mani che ci sono state, il problema è come se ne esce da tutto questo, quindi una politica di attenzione e di prevenzione, una politica di ricostruzione del tessuto ambientale, una politica di bonifica contro i veleni. Ecco, queste sono le cose che chiedono i comitati e Rifondazione sta insieme ai comitati a chiedere tutto questo.